credo che sia il caso di far fare qualche domanda. Maria Pia Bernardi, una piccola interruzione, non so quanto tempo ci lasciano ancora. No. Credo che uno degli argomenti principali portati a difesa di questo manto un po' sciocco del dovera ma non com'era è quello economico, cioè costa di meno demolire e ricostruire che non restaurare. Ecco, io credo che, mi rivolgo in primis a Marina Foschi, che ha organizzato un convegno proprio su questo tema, sia utile dire due parole anche in questa direzione. Credo che se ne parlerà moltissimo anche il 4 maggio, perché appare di questi tempi purtroppo un argomento dirimente, ma anche quello penso che ci siano molti stereotipi da sfatare. Brevemente, mi dispiace che sia andato via l'ingegner Dazzi, che insieme con Pierluigi Cervellati ha progettato la ricostruzione della Torre dei Modenesi a San Felice sul Panaro. Un progetto che vedete esposto, a differenza di tanti altri, questa è una ricostruzione vera e propria. Finale, sì, chiedo se... La Torre dei Modenesi a Finale Miglia, certo, scusa. Però è un fatto, e nel convegno che abbiamo tenuto a Forlì in settembre, quando abbiamo presentato la mostra che era stata fatta per questo salone un anno fa, noi abbiamo voluto chiamare degli strutturisti importanti proprio perché testimoniassero quanto sia meno costoso, innanzitutto, più utile e anche sicuro, perché noi non sappiamo oggi queste immissioni di cemento nelle strutture murarie e muratura di mattoni, fino a che punto riescono a reagire ad un martellamento fra queste strutture vicine. Non abbiamo la stessa demolizione, le stesse opere provvisionali che sono state finora finanziate hanno dei costi superiori a quelle che l'ingegner Dazzi insieme con lo Savio e Cervellati avevano già dimostrato che potevano essere risolutive per gli stessi monumenti, non provvisionali. Delle opere leggere, mirate, calibrate, con le tecnologie che oggi veramente ce lo consentono, alcune le vediamo anche in questo salone, ci sono, si possono fare, se gli ingegneri sono bravi e sanno fare i calcoli, che si possono fare, ci dimostrano che hanno le stesse prestazioni anche in caso di sisma, non è che non ci sia da fidarsi. Abbiamo visto cosa è successo al Duomo di Arezzo, che è crollato per un peso di cemento eccessivo messo sulla cupola. Non possiamo dire che le soluzioni sono quelle di sostituire col cemento. Noi dobbiamo vedere perché quelle strutture sono rimaste, studiarle esattamente, fare una diagnostica particolarmente attenta. Questa Università di Ferrara in questo campo avrebbe tutti gli strumenti, ha tutti gli strumenti per farlo. Utilizziamoli, ma non per la fantasia di progettisti che non sono neanche preparati, che non vanno neanche a misurare quello che, su cui devono intervenire. Costa meno, queste riparazioni sono meno nocive, meno dannose, ci sono meno lavori da fare, costano meno che sostituire con questi mega progetti, ne vediamo, ne abbiamo visti, e sono veramente dannosi e costosi. Anzi, la motivazione unica ci viene da pensare è proprio quella che su questi costi così alti qualcuno debba guadagnare. Purtroppo le imprese che sono meno preparate, mentre abbiamo un gran bisogno di bravi artigiani, finché ce ne sono ancora, di riqualificati, qui a Ferrara si stanno riqualificando i direttori di cantiere di restauro, sono delle scuole importantissime perché formano quella manodopera indispensabile per un'azione capillare, meno costosa, ordinaria, di manutenzione prima ancora e anche di adeguamento sismico. Io avrei piacere che una testimonianza venisse fatta da Anna De Rossi, è la presidente della sezione d'Italia Nostra di San Felice sul Panaro, per questi lapsus di prima. Lei ha vissuto questo terremoto sulla pelle. Tutto quanto è stato detto finora assolutamente vero, tutto quanto è stato detto nell'immediatezza del fatto si è profeticamente, ahimè, avverato. E io vivo nel quotidiano, in una realtà
che vedo ogni giorno il centro storico di San Felice, che non ho voluto abbandonare, nel quale strenuamente riesco a continuare a vivere, dove ormai vediamo che le attività all'interno del centro storico via via si stanno spostando in una sorta di new town che è stata costruita, chiesa compresa, municipio compreso, al di fuori di quello che è il centro storico. Centro storico peraltro bellissimo, centro storico che deve essere recuperato come un'entità autonoma, composta di vari elementi che appunto sono le varie realtà che lo compongono, dalla parrocchiale alla torre civica che è quasi interamente crollata e che dovrà essere ricostruita. Perché come giustamente il dottor Lo Savio ha sottolineato, la ricostruzione si impone e si impone esattamente in un recupero integrale del bene, anzitutto in virtù di quello che è il dettato costituzionale che supera qualunque tipo di obiezione. La paura, la grande paura, è la paura dell'indifferenza. E purtroppo questa indifferenza non riguarda soltanto i semplici cittadini che sono stati costretti poi anche dalla paura ad abbandonare i centri storici, ma purtroppo riguarda anche chi ci amministra, che vede in questa situazione un problema da risolvere, non una realtà da tutelare. A questo si aggiunge appunto il fatto che diventa molto più semplice distruggere, demolire, sostituire con realtà assolutamente improprie, povere, che deturpano, ma in modo irreversibile, un patrimonio importantissimo, perché la nostra, io credo che la nostra grande ricchezza è la diffusione anche nei momenti di, diciamo così, più semplici, più umili di vita quotidiana, la diffusione, dicevo, di queste realtà importanti sotto il profilo culturale e sotto il profilo identitario. Se non si interviene in maniera forte dall'alto per imporre la tutela, noi non abbiamo nessuno strumento per poterci difendere. Ritengo che appunto questo convegno importante che sarà a Mirandola a maggio debba essere un grido, un richiamo forte all'arroganza di chi crede di poter superare per l'appunto quello che è il dettato costituzionale anzitutto, in virtù del quale noi dobbiamo esigere il ripristino e la ricostruzione dei nostri centri storici. E non si può pensare che al privato sia rimessa, alla buona volontà del privato sia rimessa la possibilità di salvare un bene, vuoi che ci sia un vincolo ex legge, vuoi che ci sia un vincolo di piano, perché la proprietà è garantita e tutelata al privato, ma prima che a lui, se quel bene di cui è oggetto la proprietà è un bene culturale, appartiene a tutti noi, perché quella singola componente che forma quella realtà più complessa che, come dicevo, nel nostro caso è il centro storico. Accanto a questo sarà però necessario ripensare a quelle che sono state le funzioni del centro storico, della vita che in questo centro storico si svolgeva, perché se riflettiamo sul fatto che, faccio esempio di San Felice, tutto è stato spostato al di fuori, pochi commercianti, pochi cittadini si stanno disperatamente ancorando a questo luogo, ma vediamo arrivare nuove realtà, nuovi abitanti, non c'è nessuna critica. Negozi che vengono ristrutturati, adesso specialità campane, io ci mancherebbe nulla contro le specialità campane, ma voglio dire, l'Emilia è una terra di eccellenza per quelle che sono le realtà, anche proprio, diciamo così, i prodotti tipici, eccetera. Come è possibile che si stia snaturando completamente il quotidiano
Quindi dicevo, ripensare anche però a un recupero di quelle che erano le funzioni all'interno del centro storico, perché altrimenti sarà un, come dire, un recuperare qualche cosa che poi non avrà più nessuna ragione d'essere, nessuna ragione di vita. E su questo concludo, grazie. Questo appuntamento è maggio, 4 maggio a Mirandola. È una giornata di sensibilizzazione. Non verranno date ricette particolari, si tratta di cercare di capire, di vedere cos'è successo in questa città, guardarsi attorno, passare la mattina camminando fra le devastazioni, farsi un'idea del problema che comporta la ricostruzione e ritrovarci poi nel pomeriggio, speriamo tantissimi, perché la manifestazione organizzata da Tommaso Montanari, un famoso giornalista che appoggia Italia Nostra e che già all'Aquila un anno fa esatto, nel maggio del 2013 e poi anche in precedenza, ma l'anno scorso aveva organizzato una manifestazione enorme con una presenza oceanica di persone che hanno semplicemente con la loro presenza testimoniato la volontà di recuperare l'Aquila, di cambiare registro, di cominciare a restaurare. Allora sembrava che davvero ripartisse la situazione con una brava soprintendente che aveva ottenuto di vincolare tutto il centro storico e ripartire da lì. Poi abbiamo visto che anche lì le cose non hanno funzionato come sembrava. Vogliamo riprovare anche a Mirandola, vogliamo portare tutte le associazioni, l'associazione degli storici dell'arte, tutti, da tutta Italia, vogliamo portare tutte le associazioni, una ventina che hanno già aderito e che saranno presenti come erano state presenti all'Aquila, che inneggiano alla tutela. È proprio come ci ha fatto capire bene Emiliani, che ha inventato questo salone del restauro, come ha inventato l'Istituto per i beni culturali di questa regione, che è stata la prima in Italia ad avere queste iniziative, ci ha spiegato perché per gli storici dell'arte non ci sia dubbio su che cosa sia il restauro. Evidentemente i dubbi sorgono quando ci sono degli interessi economici diversi. Quindi noi vogliamo che se venga fuori un grido che dimostri da un lato che vogliamo le nostre città come erano, dall'altro che ripararle non costa di più, che demolirle non costa di meno, che costruire questi edifici nuovi, anzi, viene quasi imposto proprio perché costano di più e qualcuno guadagna. E forse guadagna di più chi non ha in mano un mestiere abile e sicuro. E se costasse anzi anche di più? Cioè, questo è un argomento che non mi, come dico, che può essere un argomento debole, perché qualcuno potrebbe riuscire perfino a dimostrare il contrario. Ebbene, ammettiamo che costi di più, riconosco che costi di più, questo non è un limite, non è assolutamente un limite. Il patrimonio storico artistico ha una copertura costituzionale assoluta, quindi la spesa per la ricostruzione come si deve del patrimonio offeso dal sisma è un primario obbligo costituzionale, costi quello che costi. E se appunto il bilancio, ahimè, dovuto mantenere in quei limiti di riduzione della spesa non lo consente, beh, perché no pensare ad una tassa di scopo? Una tassa di scopo che viene distribuita nell'intero corpo dei cittadini italiani con un sacrificio per ciascuno minimo, verrebbe sentito come un dovere civico e non troverebbe, io credo, assolutamente un rifiuto nell'opinione del nostro paese. Se non ci sono le risorse per una integrale ricostruzione, si adotti la tassa di scopo. Un atteggiamento che noi abbiamo constatato nelle autorità ecclesiastiche, che
non dimostrano quell'interesse che si doveva in realtà immaginare per la integrale ricostruzione del loro patrimonio di interesse religioso. Anzi, insomma, c'è perfino la convinzione che questa sciagura che ha escluso per circuiti principali devozionali molte chiese che non sono più officiate o officiate soltanto in occasioni straordinarie sia un modo per liberare le autorità ecclesiastiche dalla gestione troppo impegnativa di un patrimonio. Ma insomma, la Chiesa invece sappia che è un dovere della comunità nazionale provvedere integralmente con le risorse pubbliche alla ricostruzione del patrimonio di interesse religioso che abbia la qualificazione di interesse storico-artistico. È un dovere della collettività e insomma sappiamo che l'autorità ecclesiastica molto spesso nei confronti dello Stato ha un atteggiamento rivendicativo abbastanza aggressivo perfino talvolta. Beh, insomma, questa è l'occasione per pretendere dallo Stato italiano, dalla comunità intera dei cittadini italiani, che la spesa per il restauro integrale del patrimonio storico-artistico di interesse religioso sia realizzata. È una rivendicazione che non sentiamo fare dall'autorità ecclesiastica, che spesso appunto oppone la dimensione insostenibile finanziaria della operazione. No, la Chiesa deve pretendere dallo Stato italiano che sia assunto integralmente dalla comunità la spesa della ricostituzione del patrimonio di interesse culturale e religioso. Mi viene in mente, non è un ricordo solo personale, che uno degli avviamenti giovanili a questo mestiere, bene o male che sia andato, è stata la lettura un po' casuale ma vera di un racconto di Marcel Proust nel 1896, nella raccolta che quasi nessuno conosce, intitolata Le Plaisirs et les Jours, uscì appunto alla fine del secolo. Il racconto concerneva le grandi chiese gotiche francesi che venivano chiuse dallo Stato francese in seguito alla famosa polemica che aveva portato alla rovinosa legge di Aristide Briand, presidente del Consiglio, e che spaccava in due, come del resto veniva in Italia, Chiesa e Stato, problema che è rimasto così tale fino a tempi recenti. Ecco, in quel racconto lo sbalordimento di Marcel Proust, nei termini che potete immaginare, per una chiesa che vedeva di quelle proporzioni abbandonata a se stessa e abitata dalle vegetazioni ormai abbandonate, è una delle prime immagini che ho avuto nella vita e credo che sia quella da coltivare anche in questo caso. Grazie. Certo c'è il problema della manodopera, ma questo è un altro tema che deve essere fatto risorgere, perché è inaudito che un paese moderno abbia di fatto eliminato qualunque scuola tecnica professionale, qualunque istituto d'arte, qualunque scuola di arti e mestieri, portando tutto a livello di un fantomatico liceo artistico dove con le mani raramente si lavora. Quindi il tema del restauro, lo dico anche perché domani devo dire qualcosa alle Accademie di Belle Arti che adesso subentrano dell'esercizio della didattica del restauro, ma bisogna restituire al paese la mano d'opera prima ancora di pensare al restauro, e l'Accademia non so se sia il luogo più adatto. Pensate, un paese senza istituti professionali, e questo è il risultato di una specie di suicidio dovuto a una falsa industrializzazione della quale ora paghiamo i conti e che non tornerà mai indietro, perché basterà
una mossa del Brasile o dell'India per mandarci in campagna, evidentemente. Quindi il ritorno del lavoro fra e della capacità e dell'intelligenza è un grande tema che riguarda proprio il restauro, come restauro e manutenzione. Senza mani e senza intelligenza non si lavora. Grazie, volevo dire che sono assolutamente d'accordo con il professor Rosario, oltre che anni, sul problema della tassa di scopo, però è una di quelle cose che o si impone sull'onda dell'emozione oppure è difficilissimo applicarla. Mario Pirani la propose all'indomani del terremoto dell'Aquila. Mario Pirani fra l'altro è in parte cresciuto all'Aquila durante il confino, ma diciamo dimostrò come sarebbe stato sufficiente che ogni italiano pagasse 40 euro e tutti allora l'avrebbero pagato, ma è chiaro che lo show doveva appena cominciare, quindi in quel caso non era assolutamente possibile fare una cosa del genere. Io per quanto riguarda il problema che lei ha evidenziato delle chiese, durante i sopralluoghi qui nel territorio dell'Emilia Romagna, come soprintendenza nelle chiese abbiamo avuto non la percezione, ma la certezza che la Chiesa non sia interessata ai propri edifici pubblici, ai propri edifici di culto, perché deve continuare con il culto, ma anche perché in verità la tragedia che abbiamo constatato è che il terremoto era solo l'ultima delle cose, cioè lo Stato aveva già abbandonato la tutela delle Chiese, perché è noto che noi non riceviamo più in quanto soprintendenze, finanziamenti per l'attività sul territorio. Il territorio vuol dire anche Ferrara, cioè non vuol dire Francolino, per dire. Ecco, quindi abbiamo visto che le chiese, i danni maggiori erano già stati fatti, poi ce n'erano di catastrofici. Mi auguro che non accada in Emilia Romagna, al di là delle manifestazioni emotive, fusionali eccetera, che naturalmente ci fanno anche piacere, come quella del 5 maggio dell'anno scorso, io mi auguro che non succeda in Emilia Romagna, che si pensi solamente al ripristino dei monumenti. Mi auguro che si pensi alla conservazione e al ripristino dei monumenti, però quello che accade all'Aquila è che la soprintendenza è riuscita a stralciare gli edifici vincolati, non ha accettato di considerare negli aggregati urbani un restauro unificato di edifici non vincolati ed edifici vincolati, cosa che sarebbe la cosa da fare in un tessuto urbano come quello dei centri storici italiani. E quindi adesso vediamo molte gru all'Aquila, se voi andate all'Aquila ce ne saranno almeno 30 appena vedete, e queste gru stanno restaurando dei monumenti. Io sono dell'Aquila, come è chiaro, ma siamo molto contenti, ma la città non c'è e non ci sarà prima di 30 anni forse, e quella che sarà comunque diversa, perché fino a che non ci si impegna per una reale restituzione dell'architettura civile, la città non rinasce. Si può ricostruire la chiesa, si può ricostruire il castello, ma diventa una, non so, nel caso dell'Aquila, non so cosa, una Disneyland della rovina. Quindi mi auguro davvero che si faccia qualcosa per ricordare, oltre a un'applicazione migliore delle leggi che sono passate, le nostre vere leggi di tutela, ricordare che esiste gli edifici civili. Vorrei anche ricordare che Italia Nostra a livello nazionale sta cercando di proporre l'inserimento dei centri storici nel loro insieme nel codice dei beni culturali, che è un'operazione che ci sembra a questo punto necessaria, visto che le regioni faticano a riconoscerne il valore e invece fanno parte, sono l'anima della nostra civiltà, e dobbiamo inserirle fra le tutele difese anche dal codice nazionale.